candidato presidente, che forse spariglia un po' le carte e forse ha lasciato anche un po' la mano in bocca. E niente, però insomma, mi piace sottolineare questo tono di collaborazione all'interno del PD. L'unico candidato che non c'è ancora venuto a trovare, però mi propongo almeno l'ultima settimana di invitarlo, è Rustici, e se verrà insomma sarà ben presto, così almeno abbiamo invitato, ascoltato tutti e quattro i nostri. Passo la parola a Barbara che ci illustrerà insomma un po' il suo programma. Io vi ringrazio della serata e dell'occasione. Fra 10 giorni appunto si vota, però è anche vero che forse la gran parte del lavoro la faremo nei prossimi giorni, perché in effetti non si sente ancora un grande clima intorno a questa regione, a queste elezioni, ed è un peccato. La preoccupazione più grossa, ma penso lo sentiate anche voi, è che la gente non vuole andare a votare, perché c'è tanta delusione nei confronti della politica. Poi quest'ultima cosa delle pensioni mi sembra che abbia gettato una pietra pesante, perché comunque fa aumentare un po' di indignazione, cioè tra le persone c'è una crisi profonda, c'è tanta difficoltà e la politica non è stata finora in grado di fronteggiarle e di dare le risposte. Ora si cominciano a vedere dei cambiamenti, però ancora siamo lì. E quindi il rischio è che si vada a votare in pochi, nonostante queste elezioni siano così importanti, perché la regione che noi avremo davanti e dove in avanti è una regione diversa da quella che avevamo, perché con il riordino delle province gran parte delle funzioni che erano appunto delle province ora le ha prese su di sé la regione, e si tratta di funzioni estremamente importanti come l'agricoltura, penso un territorio come questo lo riguarda particolarmente, l'ambiente, la formazione professionale ed altre ancora. Quindi è importante particolarmente andare a votare, e oltretutto abbiamo per la prima volta, anche questo secondo me va sottolineato, lo strumento della preferenza, che finora non c'era.